Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi seconda parte del video dedicato alle mie collane. La volta scorsa avete visto le collane che ho fatto io, quindi di produzione artigianale. Questa volta vi faccio vedere invece le collane che ho acquistato su AliExpress o su Amazon, quindi poi vi lascerò tutti i link in info box sperando che io riesca a ritrovarli tutti. Le collane questa volta non sono tantissime, sono solo una decina, però io volevo farvele vedere. Partiamo con la prima, che è questa. Mi piaceva perché è molto colorata, quindi ha proprio questi colori sull'arancione, rosso, verde, verde scuro, quindi mi piaceva proprio tantissimo e la trovavo anche molto estiva, molto primaverile. Infatti, se non ricordo male, l'avevo presa l'anno scorso proprio nella stagione primaverile o comunque estiva. Poi ho questa che è un po' particolare perché ha la forma della cravatta. Mi rendo conto che forse la vedete male perché sul cartoncino così non si vede bene, però mi piaceva veramente tantissimo perché la trovavo originale, questa forma così a cravatta, tutta piena di strass, quindi insomma un po' luminosa. Sicuramente è una collana particolare, so che non piace a tutti, però comunque a me piaceva, quindi ci sono anche dei video in cui la indosso e quindi ho comprato anche questa. Ovviamente queste sono collane che, avendo preso su Amazon o su AliExpress, ho pagato pochissimo, quindi siamo sull'ordine dei 2 euro, 1,50 euro, quindi prezzi proprio bassi bassi. Poi ho preso questa, che è una collana che mi piaceva per i colori così. Mi piaceva soprattutto il fatto che mi sembravano un po' le classiche ciliegie della primavera, con queste perline così rosse, queste pietre rosse e le foglie. Mi faceva un po' questo effetto frutta, non so come dire. E anche questa, insomma, è una collana che mi piace perché l'abbinamento verde-rosso a me è sempre piaciuto molto. Poi c'è questa, quindi cambiamo genere, andiamo su qualcosa di un pochino più elegante e sofisticato, perché questa è nera e grigia con sfumature argento, quindi anche questa è una collana che mi piace tantissimo. Anche questa ha un po' la cosa delle foglie, perché sembrano delle foglie, però la trovo comunque elegantissima. Poi ho questa collana che è sul nero con degli strass e uno sfondo, diciamo, sul dorato. Anche questa è una collana che io reputo abbastanza elegante e che ho preso appunto da indossare quando sono un pochino più elegante. E insomma, anche questa non so se l'avevo presa su Amazon o su AliExpress, comunque l'ho pagata veramente pochissimo. Poi, sempre sul genere, diciamo di quella di prima, c'è questa che ha delle colorazioni diverse, quindi delle sfumature diverse, più sull'azzurro, poi c'è un bordeaux che è un viola, insomma un colore così, e anche questa è una collana un po' impegnativa per le dimensioni che ha, però comunque a me piacciono tantissimo le collane fatte in questo modo. Poi ho questa che è un pochino più semplice, forse comunque sul dorato ha questi fiori, però è abbastanza luminosa perché, anche se non ha magari dei colori o delle cose specifiche, ha comunque una forma che è tendente all'elegante ed è abbastanza voluminosa e vistosa sicuramente, però rispetto alle altre forse è leggermente più semplice. Poi ho questa sul verde, questa è proprio tutta sul verde, quindi verde chiaro, verde scuro, degli strass argentati, però è tutta sul verde. Mi rendo conto vedendola nella telecamera che è storta, ecco, è così. Quindi è un girocollo, però è regolabile, perché comunque tutte le collane che vi sto facendo vedere sono regolabili, quindi vedete, hanno la catenella lunga, quindi potete poi regolarvele come volete. Poi qualcosa di decisamente più semplice, perché questa è la classica collana lunga argentata, però mi piaceva perché ha questi fiori, vedete, questi cerchi fatti così, insomma era una collana semplice, però mi è piaciuta, quindi ho pensato di metterla nella mia collezione di collane. Poi mi sono tenuta per ultima questa, che è veramente bellissima, questa l'ho presa su Amazon. E è molto lavorata perché ha queste rose, la colorazione va dal dorato al prugna, c'è anche qualcosa di argentato, quindi è veramente una bellissima collana e sicuramente è abbastanza impegnativa perché è molto grossa, anche abbastanza lunga, quindi è una collana che, diciamo, è sofisticata, però mi piaceva veramente tantissimo e pensate che l'ho pagata un centesimo su Amazon. Potevo lasciarla lì? No, assolutamente non si poteva lasciare lì.
Bene, questa era l'ultima. Io vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Fatemi sapere nei commenti se anche voi acquistate collane su Amazon, su AliExpress, se vi piace cambiare collane come me quotidianamente. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.